Allora, torniamo in diretta con Luca Scassellati, direttore territoriale di UbiBanca, innanzitutto per ringraziare dell'ospitalità, mi sembra la cosa doverosa perché stasera ci siamo spostati dalla terrazza qui nella biblioteca, ma insomma in quest'area, in questo palazzo è veramente, dovunque si va è sempre una meraviglia. Beh, siamo passati dall'esterno con uno spettacolo assoluto che è la Pieve, con lo sfondo della Pieve, ma anche questa sala qui insomma non ha nulla da invidiare veramente alle migliori location. Questo è un ambiente veramente di pregio, frutto proprio del grande lavoro di Bruschi, quindi siamo veramente orgogliosi di metterla a disposizione di Teletruri anche per questo evento, per queste serate. Ecco, è un modo anche per sottolineare il rapporto che anche in questa circostanza è stato stretto fra la banca e la giostra del Saracino, con un ulteriore intervento sul gruppo sbandieratore. Verissimo, credo che nella discontinuità che caratterizza la banca rispetto al passato c'è un elemento di assoluta continuità, è il sostegno appunto alla giostra, che negli ultimi anni si è sostanziato appunto nel sostenere l'edizione straordinaria dell'anno scorso, la sponsorizzazione di quest'anno, la Lancia d'Oro, i quattro vestiti degli sbandieratori, quindi la testimonianza di UbiBanca di essere vicino a quello che è l'evento per la città che, come è stato detto più volte in questa settimana, ha raggiunto veramente dei livelli di eccellenza assoluta e una qualità assolutamente di un rilievo veramente nazionale, un qualcosa di veramente pregevole. Io ieri ero in tribuna e quindi veramente un grande spettacolo che addirittura ha sfidato anche Giove Pluvio e insomma, sì, ci ha dato ragione anche il tempo, e quindi veramente un qualcosa di unico, e UbiBanca quindi conferma la volontà di essere vicino appunto a questa manifestazione assolutamente pregevole, come ripeto. E questo è un aspetto sicuramente importante, direi anche delicato, del lavoro che voi state facendo in questi mesi, no? Essere comunque una grande banca di livello nazionale e rafforzare, tenere saldo e possibilmente rafforzare, ovviamente sul piano della fiducia non ci entriamo, ma insomma c'è bisogno anche di rafforzare il legame con il territorio. Mi sembra che stia funzionando, diciamo, questo meccanismo. Beh, come ripeto, partiamo da un presupposto di discontinuità, però noi veramente ci stiamo impegnando a trovare per Arezzo, noi chiaramente che siamo espressione della realtà locale, un elemento di diversificazione rispetto alle altre 88 province dove opera UbiBanca. Quindi è ovvio, partendo un po' dalla storia, dal radicamento della banca nel territorio, cerchiamo in qualche modo di far sì che Arezzo non sia come le altre province. Ora, se mi sentono quelle delle altre province probabilmente non sono molto contento, però chiaramente io che sono il direttore territoriale e i miei colleghi delle comunicazioni stanno facendo veramente un ottimo lavoro affinché Arezzo abbia questa continuità dal punto di vista della considerazione nei confronti di UbiBanca, che è comunque il terzo gruppo nazionale, la terza banca in Italia che, come ripeto, opera in 89 province. Ecco, da questo punto di vista avere qui nel territorio un gioiello come Casa Bruschi credo che sia un patrimonio appunto che diventa di livello nazionale. Beh, questo è in qualche modo un elemento di grande sensibilità per quanto riguarda appunto UbiBanca, perché il mantenimento, la gestione di questo contesto è assolutamente impegnativo per la banca, e chiaramente sono, come tutte le case museo, ma come anche gli ambienti museali, molto spesso sono antieconomici, e quindi fondamentalmente ci vuole la disponibilità di qualcuno che abbia appunto la volontà di comunque tramandare un valore indipendentemente dall'aspetto tipicamente finanziario. Quindi per UbiBanca è un elemento di continuità, per noi è un momento di condivisione, di pregio per quello che questa casa rappresenta. All'inizio era tutt'altro che scontato, segno tangibile che UbiBanca crede nel territorio di Arezzo. E allora citiamo anche le due mostre che sono in corso di svolgimento proprio qui a Casa Bruschi. La prima è Cronache della Fiera Antiquaria, documenti e immagini dell'archivio Bruschi, che è stata inaugurata il 1 giugno e che sarà aperta fino al 6 gennaio, organizzata ovviamente in occasione dei 50 anni della Fiera Antiquaria. È una occasione da non perdere perché ci sono veramente immagini storiche dei primordi della fiera che sono molto affascinanti, direi anche emozionanti. E la seconda è invece è stata inaugurata dall'8 luglio, sarà aperta fino al 14 ottobre, si chiama Musica dipinta, dalle miniature rinascimentali a Lorenzo Tiepolo, opere da una prestigiosa collezione, è una mostra curata da Alessandra Baroni. Insomma, qui si fa anche cultura, i concerti jazz che noi abbiamo avuto in sottofondo, tra l'altro in una delle nostre serate sulla terrazza di Fraternita, spettacoli anche teatrali, insomma c'è una grande vivacità. Beh, la settimana scorsa è stata veramente una cosa molto particolare perché si sentiva tutto l'eco dei musici in Piazza Grande, e qui giovedì c'è stato questo concerto appunto di questo gruppo
casentinese, però che erano veramente molto bravi, l'ambiente unico, chiaramente tutto questo ha reso la serata veramente magica, insomma. Poi, ripeto, la pieve ce l'abbiamo solo noi qui ad Arezzo, è qualcosa di inimitabile, qualcosa che ci mettiamo vicino riesce tutto a dare un grande spettacolo, un grande pathos. Bene, allora, abbiamo parlato di musica in conclusione e salutiamo, ovviamente ringraziamo Luca Scassellati e adesso Grazie ci gustiamo anche un po' di musica perché qui abbiamo portato anche il violoncello di Elisa Pieschi in questa biblioteca che come dire, la rende ancora più bella di quella che a te. Grazie, buon lavoro. Grazie Elisa Pieschi. Allora, qui nel nostro salottino, nella biblioteca di Casa Bruschi, ci hanno raggiunto il rettore e il capitano di Porta del Foro, Roberto Felice e Dante Nocentini. Grazie per essere qui. Buonasera. Ovviamente non è mai semplice affrontare, soprattutto il giorno dopo, le giostre che non sono andate come si sarebbe voluto. È difficile anche cercare di capire e interpretare cos'è che non ha funzionato. Allora comincio dal rettore Roberto Felici, perché a distanza di insomma, più di 24 ore ti chiedo se nella tua testa hai capito cos'è che non ha fatto andare la giostra come il quartiere sperava. Allora è difficile fare un'analisi serena e competente a così poco tempo dalla giostra. È chiaro che c'è qualcosa che non ha funzionato. Noi siamo coscienti che stiamo lavorando per colmare alcuni particolari che hanno impedito in questi anni a Porta del Foro di portare a casa la Lancia d'Oro. Adesso bisogna solo rimanere sereni in questo momento, cercare di non prendere decisioni affrettate in nessun senso, di fare un'analisi corretta e di ripartire a lavorare il più presto possibile. Solo in questo modo credo che si possa far fronte a quello che non ha funzionato nella giostra di domenica, ma chiaramente si sta parlando di particolari che limano per arrivare alla perfezione nella carriera che poi ti porta a fare il punto che devi fare. Ecco, Dante Nocentini chiedo proprio questo perché è stato anche tra virgolette sorprendente il fatto che il quartiere, dopo la vittoria, bellissima tra l'altro in prova generale, ma anche il fatto che il venerdì nella prova facoltativa i due giocatori non avevano effettuato tiri perché il giovedì le prove erano andate bene, quindi come dire, psicologicamente l'approccio alla giostra sembrava avere tutte le caratteristiche per essere quello migliore possibile. Sì, infatti anche noi eravamo molto convinti che non avrebbe seguito questo corso la giostra. C'è stato un imprevisto che stiamo analizzando per capire bene perché è successo questo. Il fatto è che è venuto un puntaccio. Sì, la prima carriera di Andrea Vernaccini è sorprendente, al di là anche del punteggio, perché anche un 4 si può fare in tanti modi, anche se rimane un 4. È un tiro effettivamente lontano da quello che un giocatore come lui può riuscire ad ottenere in giostra. È quello che aveva dimostrato, tra l'altro, appunto il giovedì, chiudendo le prove con 2-5. Io, a discolpa di Andrea, devo anche dire che siamo stati bersagliati dalla sfortuna. In primis aveva scelto un cavallo che non era quello, Sì, che sei infortunato, martedì sì. sera nel riconsegnare la lancia ha trovato una buca e si è distorto una zampa anteriore. Ha dovuto ricominciare quello che era. Si sa che i cavalli non vanno tutti alla stessa maniera. Ha
ha voluto riprendere il vecchio cavallo e cercare di, forse è stato proprio questo, l'abitudine a correre con un cavallo, cambiare cavallo ti porta a venire fuori questo punto. Roberto, una domanda che ovviamente non posso non farti, perché anche se tutte le informazioni, i rumors della piazza avevano portato tutti gli addetti ai lavori, diciamo la verità, a conoscenza del fatto che alle scuderie durante la settimana c'era stato un clima abbastanza caloroso. Io personalmente ho scelto di non parlarne perché mi sembrava anche un segno di rispetto nei confronti del quartiere che si doveva giocare la giostra. Però, insomma, forse anche questo clima non ha aiutato, soprattutto all'interno del quartiere, forse anche questo fatto che questa notizia poi comunque è trapelata. No, ma allora, il fatto che ci possa essere una litigata all'interno delle scuderie ci sta nell'avvicinarsi alla giostra. Tengo a precisare che la litigata non è avvenuta tra l'allenatore e un giostratore. Questo deve essere chiaro, non è avvenuta tra loro. Però è vero, cioè il fatto che l'atmosfera comunque, anche diciamo a grandi linee all'interno del quartiere, non sia serena, per colpa di tutti, cioè mi ci metto io in primis assolutamente, perché ricoprendo questa carica è il mio compito quello di riportare il sereno in tutte le componenti del quartiere, non aiuta la prestazione dei ragazzi, questo è chiaro. Secondo me se riusciamo a fare qualcosa per ricucire tutte le nostre incomprensioni all'interno del quartiere, a prescindere da tutto, probabilmente aiuterà anche a arrivare alla giostra in condizioni psicologiche nettamente migliori per poter competere ad armi pari con gli altri. Di questo ne sono convinto. Sì, in effetti poi anche il tuo lavoro, il tuo tentativo è stato sempre quello, no? Anche di ricomporre il quartiere nelle sue varie anime. Però una cosa dobbiamo dirla assolutamente in positivo, perché non porterà per ora la lancia nella rastrelliera, però è una cosa che può dare speranza e fiducia per il futuro del quartiere, cioè che in pochi mesi il Consiglio è riuscito a riequilibrare una situazione finanziaria che non era, diciamo così, semplice da fare, una situazione semplice da fare quando vi siete insediati. Ma a me soprattutto quello che interessa, interessava e interesserà in futuro è quello di riuscire a far capire a tutto il popolo di Porta del Foro che bisogna stare insieme. La risposta a livello sociale c'è stata, è stata grande, è stata enorme. Questo ci potrà consentire, spero a brevissima scadenza, di colmare anche un certo deficit infrastrutturale che il quartiere ha, cioè di avere finalmente un vero campo d'allenamento strutturato per poter fare le cose come devono essere fatte nella nostra struttura, e quello di affrontare il problema della sede, che poi ci consentirà a cascata di migliorare anche le nostre attività sociali. Cioè, a prescindere da tutto, è questo quello che Porta del Foro deve fare nell'immediato. Sono convinto che questo ci aiuterà anche a colmare altre lacune in altri campi che in questo momento abbiamo. L'ultima domanda che faccio a Dante Innocentini invece è relativa al fatto che ci sono state durante la giostra molte tensioni con il maestro di campo. A un certo punto, tra l'altro, un vostro Lucco si è anche infortunato, credo, con l'impatto con il cavallo del maestro di campo, almeno quello che siamo riusciti a capire dalla tribuna. Cosa rimproveri a Lisandrelli nella giostra di ieri? Se gli rimproveri scelte tecniche o magari qualcosa dal punto di vista proprio del rapporto con i figuranti e protagonisti della piazza? Allora, secondo me Lisandrelli forse non riesce a controllare la propria tensione, a volte cerca di intimidire i quartieri, li minaccia e fa dei comportamenti secondo me esagerati. E poi io gli ho rimproverato che lui è entrato in mezzo al quartiere col suo cavallo come fosse una carica. Non va bene, cioè lui deve avere, era il maestro di campo, però non mi sembrava che in quel momento il nostro quartiere avesse un atteggiamento da presupporre un comportamento da parte sua. Se poi il cavallo si gira, il cavallo si muove, lui entra in mezzo con quel cavallo e vuole sedare le persone, ma non è così che si fa. E comunque mi confermi che l'infortunio del Lucco è dovuto a questo? È dovuto a un impatto con il cavallo? Sì, il Lucco è stato pestato dal cavallo che girava in maniera repentina in mezzo a noi. Fortunatamente
non è una cosa grave, non ci sono fratture, però c'è un bel infortunio, un cavallo pesa qualche quintale e quando ti monta su un piede bene non fa. Sì, in effetti è stato anche uno dei momenti di maggiore preoccupazione che si è vissuto, anche tu Roberto sei sceso dalla tribuna. Volevo appunto aggiungere una cosa a questo, alcuni organi di stampa oggi hanno riportato che insomma io avrei abbandonato la postazione dei rettori senza motivo. Io ho scelto di fare questa cosa chiedendolo prima alla magistratura, proprio perché avevo visto un momento di pericolo per uno dei consiglieri del quartiere di Porta del Foro e quindi sono voluto andare di persona a vedere in mezzo alla piazza quello che stava succedendo. Cioè credo che chi ha la responsabilità del quartiere a volte debba anche metterci la faccia in mezzo alla posizione che non gli compete per poter insomma, verificare quello che stava accadendo e sedare un attimo l'attimo di tensione. Io devo dire personalmente non ci ho visto niente di strano noi quando abbiamo commentato la tua presenza in piazza, non io, come fosse una presenza estranea, anzi non ero andato era per un momento molto esatto. In quel momento ero andato per sistemare una situazione, credo di non aver fatto nulla di male in questo caso. Bene, allora ringrazio sia Roberto Felici che Dante Innocentino. Roberto, ti chiedo di rimanere ad attendere il verdetto di Quartiership con trepidazione, vediamo chi sarà il quartiere vincitore del concorso gastronomico appunto che abbiamo organizzato in queste quattro serate. Andiamo in pubblicità, fra poco.